stata definita da sempre la navigazione stimata o navigazione a vista. È una delle tecniche più antiche della navigazione. Per gli addetti a Roma le cose che dico saranno scontate, ma l'uditorio è vario. Facciamo anche in questo momento divulgazione marinara. Allora la navigazione stimata è quella tecnica a mezzo della quale è possibile determinare il punto stimato. Gli inglesi dicono "Dead Reckoning Position", il morto ritrovato, il punto stimato. Quando si andava per mare, l'uomo del paleolitico non aveva strumenti, aveva la sensorialità superiore a quella che noi abbiamo oggi. Successivamente si è andato per mare dal XII secolo in poi utilizzando la bussola magnetica. In Cina l'hanno conosciuta prima di noi. Successivamente la bussola magnetica è stata integrata, non dico sostituita, integrata dalla bussola giroscopica. È un brevetto tedesco del 1885 realizzato nel 1903 dall'ingegnere Anschutz e nel 1908 dall'ingegnere Speer.